Ciao, gente simpatica, io sono Waldorf e... No, non ho ancora finito con Elise. Resterò intrappolato in questo gioco finché non troverò il finale buono. E quindi devo giocarci. Dicevo, l'altra volta abbiamo fatto il finale cattivo, perché insomma, siamo usciti così di casa. E si sa, non si esce mai di casa senza rifarsi il trucco. E Kami mi ha ricordato che c'era il foglio che diceva vai nello sgabuzzino appena avrai 5 frammenti. Ok, forse è un po' troppo tardi perché ormai sono corrotta. Ma magari c'è un finale extra così. Vediamo. Chi è quel tipo? Ciao! Me ne sono fatta una ragione, ma lei no. Nella stanza delle bambole c'è il suo orso, vicino una finestra. Ah, forse era meglio non andarci col cervello corrotto? Sono curioso per vedere se era progettato o meno. No, te non ti voglio, te non ti voglio. Orso, dici? Oh, ok, ho preso un orso nascosto nella cavità. Sì, mi sa che devo portarlo. Sperando di non incappare in brutte sorprese. Ok, mi aspettava qui, grazie. Ciao. Posalo sulla cassapanca. Lei riposa lì. Ok. Ecco qui. Anche se credo forse è meglio salvare. Sto conservando tutti i file di salvataggio, così se devo fare altri finali so quando caricare. Ecco qui. Grazie. Oh, prego. Oh, ricordo 9. Sono vicino. Me ne manca uno. Le bambine no, non andavano toccate. Oh. Questo è già più preoccupante. Quindi questo serviva solo a prendere un ricordo, ok. E basta, basta. Portami le due chiavi dell'oblio. Mai vista una. C'è altra roba di questo gioco che non ho mai visto prima. E non so come farla consequenzialmente. Allora, torniamo indietro. Molto indietro. Volevo un attimo tornare qui per vedere che succedeva se cambiavo la scritta che mettevo. Passato. L'unica scelta che non ho fatto. Anche se presumo sia soltanto una morte, perché il passato non è confortante. Qui non c'è ricordo. Ma forse era solo una scelta sbagliata. No, non è qui il finale. Tutto sta nel ritrovare il settimo pezzo di ricordo. Ok, questo è il punto, dove ho trovato il quinto ricordo. E quindi posso ancora trovare il sesto conseguenzialmente. C'è qualcosa che non ho mai incontrato prima. Qualcosa che mi sfugge, sicuro. Allora, credo l'unico modo per capire tutto a fondo è ricominciare davvero da capo. E mentre sto qui a parlare è uscito l'aggiornamento di Elise. Cioè, lo stavo scaricando, ecco. Ok. Ciao, gente simpatica. Io sono Waldorf e oggi siamo in un nuovo gioco da Ryoku, Elise. Ma stavolta vogliamo il finale buono. Oh, questi quadri bellissimi. Sono gli stessi anche di Deep Darkness, da quel che ricordo. E ho mancato ricordo uno. Bello. Non resta che cercare un gameplay su YouTube che abbia fatto questo gioco. Oh, ecco, il buon vecchio Waldorf. Vediamo dove ha trovato il ricordo uno. Ciao, gente. Oh, ok. Adesso, ricordo. C'è una battuta, sì. Era qui dentro. A posto. Giro giro tondo, casca il mondo, evoca demoni. E poi mi chiedo, chi è questo strano individuo che ci dà il cappello? Anche se non credo gli venga data molta rilevanza. No, allora, ci ho pensato. Sto continuando a saltare il ricordo 6, che è da qualche parte. Per me è da qualche parte nel mondo dei cadaveri. Perché poi si continua qui. C'è un'altra strada, davvero!
Davvero? Una chiave dell'oblio o un ricordo? Ah, posso scegliere. Però dammi il ricordo. L'ultimo, il 6 che mi mancava. Ricerca interiore, voglia di uscire, voglia di uscirne. Oh. Quindi si può fare uno dei possibili finali. Per l'altro servono le due chiavi dell'oblio. Vedrò se riesco a fare pure quello. Avrò ucciso un 50 volte questi occhi. Seriamente. Ok, non ho ricordo, ne manca uno. Ma devo andare in biblioteca per questo. A prendere una chiave, insomma. Ma scusate, qui si può... Questa parte è inutile perché andando in diagonale non vieni mai colpito. L'ultimo è inutile. L'ultimo ricordo dovrebbe essere qui da qualche parte. Ho preso l'ultimo ricordo, ce li ho tutti adesso. Ed attivato l'ultimo specchio. Ma prima andrei a salvare. La parte con i ragni non è da sottovalutare. Insomma. Hai combattuto bene, Alice. È arrivato il momento di abbandonare questo incubo. Raggiungi l'uscita, torna alla hall. Con tutti i ricordi stavolta. Ma sto continuando a perdere il cervello. Che succede? Lo salvo di nuovo per sicurezza. Ma vediamo se cambia qualcosa. Sì, sono svegliato. Complete ending. Una seconda occasione della vita. Difficile risvegliarsi da un sonno che dura mesi o anni. Combattere i propri orrori non è cosa da tutti. Paradossale trovare stimoli in quelle condizioni. Paradossale. Starà a lei fare tesoro di quel che ha nuovamente ottenuto. Non sempre si è così fortunati. Tuttavia, ricadere nel baratro è cosa molto semplice. Chi le ha fatto del male, in ogni caso, ha probabilmente le ore contate. Yeah, almeno ti togli di coda stavolta. E Neil Gray ha fatto la musica del gatto. Grazie per aver giocato fino in fondo. Prego, figurati. Ma c'è ancora quella cosa delle chiavi che non mi fa riposare. Le due chiavi dell'oblio. Perché una so dove trovarla, l'altra non ne ho la più pallida idea. Ciao gente simpatica, io sono Waldorf e ne sono tornato, sì. Finalmente ho scoperto il segreto dell'ultima chiave dell'oblio, insomma. Dopo aver preso il nono ricordo, Ryoko mi ha detto di tornare qui. Quindi i casi sono due. O Ryoku mi ha mentito spudoratamente, oppure mi serve prima la prima chiave. E anche stavolta andiamo per di qua. Ma stavolta chiediamo la chiave. Dammela. Hai preso la chiave dell'oblio. Che è una siringa. È una siringa. Allora la droga è confermata, insomma. Ok, ho preso 5 frammenti. Torno qui e... Oh, devo prendere in effetti il ricordo. Oh no! Oh, mi ha dato la chiave. Pensavo il dialogo fosse lo stesso. Quindi adesso ho la chiave. Ottimo. Posso salvare e finalmente consegnare le chiavi a questo tipo. Dove sono finito? E questo cos'è? Oh, un save point, grazie. Tra i due alberi gemelli. Bene, me ne ricorderò. Questi? No. E tu invece? A destra ci sono tre alberi spogli.
Sopra ce ne sono due. Sopra ancora uno. Parti da uno fino a raggiungere tre, o viceversa. Oh! Uno! Anzi, tre! Gli altri non ce ne sono? Lì ce n'è uno, e qui due. Due! E uno! Ok, tutto qui. Questi sono gemelli, eh? Non ho capito. Oh, alberi gemelli. Eccoli, ciao. Allora, prima cosa noto: un oggetto luccicante. Ma non è questo il punto. Se sbaglio strada devo ricominciare da capo. E mi sa che devo fare quella più lunga. E vai. Ah, proprio vuoi quella lunga lunga? Ok. Ma davvero, allora. Oh, il movimento diagonale anche qui fa faville. Mi sa che non era previsto neanche questo. Mi sfugge qualcosa. E poi, scusa, a che serve attivare questi alberi? C'è qualcosa sotto? O dietro, dipende. Addio Hades. Ma non ho capito. Va bene, va bene. Magari ora è più facile? No. Farò nella maniera convenzionata. Allora, sapete una cosa? Prenderò appunti. Già che ci sono, ve lo mostro pure, ok? Così capite quanto ci metto d'impegno. Oh, posso editare direttamente qui, ok. Non c'è bisogno di usare il programma di editing. Ottimo. Allora, lì segnerò i miei appunti. Il mio progresso, insomma. Segno cose tipo così, che la strada è giusta, ecco. Quindi devo passare per di qua. Non so dove passare. Posso passare accanto alla roccia, qui? Sì? Sì? No! Se non posso passare accanto all'albero. Non capisco. Oh, ok, qui posso passare. Ottimo! È già un passo avanti. Un passo in diagonale, ecco. Dovrebbe essere una battuta. Allora, proviamo a destra. Oh, funziona? Destra? Non funziona. Se andassi destra alto, vediamo. Sì. Alto. Sì. Destra. Sì. Destra. Sì. Alto destra. Ci sono. Oh, un foglio di carta luminoso. Prendiamolo. Hai raccolto un foglio che recita: ti stai arrendendo, Alice. Ok, tralasciando il fatto che non mi sono mica reso per fare tutta questa strada, insomma, suona lo stesso inquietante. No, perché importi qui? Ehi! Mi sono impegnato per venire qui fin qui, sai? Dov'è il mio save point? Qualcuno mi torni il save point? Ok, intanto il save point è qui. Di quel coso bruciante ce ne preoccuperemo dopo. Tipo adesso. Ehi! Che c'è che non va? Vabbè, e sono in fiamme, cosa vuoi che sia? Altra statua? Il masso posto di fronte agli alberi gemelli. Questo. Sulla roccia sono incise le seguenti parole: non dovresti essere qui. Oh, capisco che il gioco ha qualche bug in giro, ma sono venuto qui legalmente. Ah, sono tornato qui. Adesso che succede? Posso uscire? Forse posso uscire. Solo che mi preoccupa questo fatto. Non riesci a uscire. Hai ancora dei conti in sospeso. Ah, in effetti dovrei passare per la libreria. Ora che ci penso? Due massi su tre sono evitabili, tipo questo. Andando in diagonale non si può venire colpiti per nessun motivo. Solo questo è problematico.
Ok, stavolta il gioco è finito. Spero di ricevere un finale differente. Dai, ti prego, puoi farcela. Ce l'ha fatta, sì! Ma si è impiccata lo stesso. Che senso ha sopravvivere a una malattia grave che, non so, va in incoscienza, si risveglia e si suicida? Best finale ever. Ok, mi sa che così il gioco è definitivamente concluso. È un peccato che sia durato proprio poco. Ma comunque, i miei complimenti, Ryoko. Vorrei un attimo rivedere i ricordi per capire bene cos'è successo a questa Elise. Denaro, giochi, ingordigia, violenza, azzardo, ricerca interiore, voglia di uscire. È tardi, l'odore dell'erba, le bambine non andavano toccate, la rivincita passerà attraverso di voi. Allora, da quel che ho capito, o almeno da quel che immagino, Elise si era fatta soggiogare dai mali dell'umanità, come l'azzardo, scommesse, i giochi. Se i giochi fanno male, come dimostra Ryoko, insomma. E anche un po' di droga. C'è tutto, insomma. Ad un certo punto lei voleva smettere con questi vizi, ma non riusciva. Ormai è troppo tardi per abbandonare questi vizi. E questa mia è un po' criptica. Le bambine no, non andavano toccate. Probabilmente, non lo so, non so l'età di questa Elise, ma se sposata poteva essere suo marito che ha ucciso le loro figlie. Anche se alla fine porta al vizio del marito, Elise non c'entra niente. No, questa parte mi è abbastanza criptica. Forse si riferì... Ah, aspetta, sì. Come ho ottenuto questo ricordo? Ricordiamo. Andando nella sala delle bambole, qui. Il nono ricordo si otteneva prendendo l'orsetto qui. Quindi le bambine possono riferirsi a delle bambole. Elise forse era ancora giovane. Qualcuno gli ha tolto le bambole per qualche motivo e lei ha voluto vendicarsi uccidendo chi ha tolto le bambole. Non lo so, è la cosa più plausibile che mi esce dalla testa. Mi chiedo quanto sia vero, quanto ho azzeccato o quanto ho tirato a indovinare. Benissimo, spero che il video e il gioco vi sia piaciuto. Vi saluto e ci vediamo a quando capita.